eccoci qua, ragazzi. Vi voglio far ascoltare Spatolo, il grande ritorno di Spatolo ancora oggi. Beh, ritorno, oltre se ne che Parenzo, dove sei? Sì, è vero, non se ne è mai andato. Grande sì. Ritorno, uno dice il grande ritorno, se uno se ne va. Purtroppo sì. Non c'è mai stato l'andare, c'è solo il restare. C'è solo il restare, andare non c'è mai allora, stato. Allora, innanzitutto risentiamo il Parenzo, dove sei, di Spatolino. Vai, sì. vai. Ah, se non mi dimentico, è da ieri che devo lanciare un grido a un signorino. Sì. Parenzo! Ma perché dici? Parenzo! David Parenzo! Dove sei? È qua a Roma. Aspetta a Roma. Un attimo! Dopo devo dirti qualcosa! Ma chi ti metterò frega? Insieme a tanti tuoi bravi, buoni amici di sinistra! Ma che parla così a stento? Damiano dei Maneskin. Non mi ricordavo, ve lo giuro davanti a Dio, né il suo nome e né il nome del complesso, perché quello è un mondo che non mi appartiene. E vabbè, chi se ne frega. I Maneskin è una specie di Cruciani praticamente. Vaffanculo, va. È un Cruciani che non ce l'ha fatta. Signore, è un Cruciani. Damiano, cosa, tu cosa dici, le senti? Dico? Senti. Che per me il 25 settembre è la giornata nazionale del fallimento dei comunisti, una razza in via di estinzione. E questo è Spatolino. Ma abbiamo con noi qui in studio bene. Il capo del partito dei gay. Devi per capire. Però ragazzi, so che era divertente, ma devo chiamare Spatolino, caro Parenzo. Devo chiamare Spatolo, no. Devo chiamare Spatolo. Dalle perché stai invocando la tua presenza. Ti ha visto, è come se ti avesse visto durante la serata elettorale. Vai regia col telefono. Pronto? Enzo. Sì. Beh, mi hai fatto impazzire. Dove sei, Parenzo? Dove sei? Qui. Dove sei? Diglielo qui. In faccia, ti prego, qui. Diglielo in faccia che qui. Impazzisce. Sono qui. Dove sei? Sono qui. Avrei voluto vederlo. Bravo, bravo. Avrei voluto vederlo lunedì mattina. E sono David qua. Parenzo. Beh, qua. Stanno rosicando qua. Tutti. Lui in primis, caro Enzo. Ma lui in primis. Ma quanti ascolti fai, grazie, ogni volta che pronunci il mio nome? Quanto ascolto tu, fai? Tu ogni fai il 1%, lo so, mi hanno confermato che fai il 1%. No, io non direi proprio. Io farò 40-50 mila persone. 40-50 mila, è ora di finire. Tu non vai al di là del 1%. E ora definiamola come ho potuto. Ascolta, David, Salame, ma adesso che la Meloni, adesso che la Meloni sostiene Kiev, cosa pensando fai? A te, come ho fallito, a te, fallito, a brutto fallito del cazzo. Adesso che la Meloni appoggia pezzo Kiev, che cosa vedi, fai tu? Vedi, non puoi fallito, parlare. Brutto, se tu non offendi, fallito, schifoso. Ora che la Meloni sostiene Kiev, cosa fai? Fallito, schifoso. Sei un pezzo di merda. Brutto, fallito, schifoso. Che cosa fai, fallito, schifoso? Ma che cosa fai? Mi rispondi? Cosa fai con la Meloni? Cosa fai? Ti chiamiamo per pigliarti per il culo. Fallito schifoso. Fallito schifoso. Fallito schifoso. Pigmeo del pensiero. Pigmeo del pensiero. Schifoso fallito. Schifoso fallito. Schifoso fallito. La trina della stazione centrale. La trina della stazione centrale. Bagno pubblico della stazione centrale. Sei un bagno pubblico della stazione Termini. Bagno pubblico della stazione Termini. Sei. Però non hai risposto. Scusa, bravo. Enzo, bravo. Fermi. Questo signore non è Spatolino. È un bagno pubblico frequentato nell'ora di punta alla stazione Termini. E tu sei un bagno pubblico nell'ora di punta. Però scusami, Enzo. Bagno pubblico. Bagno pubblico nell'ora di punta. Lunedì ho goduto pensando a hai goduto anch'io, ma hai sentito la Meloni? Ma hai sentito la Meloni?
su Kiev. L'hai sentita la Meloni? Ma l'hai sentita la Meloni? Io sono d'accordo con la Meloni. Io sono d'accordo con la Meloni su Kiev. Confrontiamoci a Milano. Vai a Milano. Però scusami, scusami, Enzo, rispondi a cialtrone. Però Enzo, rispondi a questa cosa. Di criticare anche Mario Giordano. Tu devi baciare le scarpe a Mario Giordano. Questo è grave, questo è grave. Sei una nullità. Questo è grave, devi baciare le scarpe a Mario Giordano. Questo devi, è grave, questo è grave. Mario Giordano, Mario Giordano quando si occupa di gabinetti pubblici potrebbe invitare un esperto. Quando Mario Giordano farà un'inchiesta sui gabinetti pubblici potrebbe ospitarti. Ecco, vai di leccata, vai di leccatina, vai di leccatina per bene, vai di leccatina. Mario, ma su Kiev non mi hai risposto. Ma non mi hai risposto. Sacchetto a perdere, non mi hai risposto. Sacchetto a perdere, non mi hai risposto. Però, però scusami. Cassonetto ambulante, non mi hai risposto. Cassonetto ambulante. Ma la Meloni, come mai appoggia Kiev? Ho capito, Enzo, tu non hai risposto. Però, tu non hai risposto alla domanda che ha fatto David all'inizio. Cioè, David ti ha fatto una domanda e tu non hai risposto. Cioè, oggi. No, lui ha offeso. Cioè, c'è stata una presa di posizione della Meloni. Ambulante. C'è stata una presa di posizione molto chiara sull'Ucraina. Tu sei un nemico di Zelensky, lui non lo sa. Io che... sono d'accordo con la Meloni. Lui non io sa sono che tu sei il suo nemico Zelensky. Comunque lasciamo perdere. Vedi, abbiamo trovato finalmente io e sto Luamaro, sto pezzo di merda, abbiamo trovato qualcosa in comune. Se lui seguisse le mie opinioni capirebbe che anch'io, ma quale opinione? Io non seguo i cassonetti delle immondizie. Io non seguo anch'io il cassonetto delle immondizie. Anch'io censuro il comportamento della Meloni. Lei va dietro a Draghi. No, io sono d'accordo con la Meloni invece. C'è la NATO. E tu sei contro, tu sei contro la NATO. Tu sei contro la NATO. L'hai detto prima. Certamente. Ah, bene, che la NATO, che la NATO lo sappia. Ma che cos'è il titolo di Topolino sulla Luna? Ma che cazzo è Spatalino contro la NATO? Ma Spatalino, ma Stoltenberg ti caga in faccia se ti vede. Non sa neanche chi sei, Stoltenberg. Ma calma. Cioè, ti rendi conto? Ma una notizia clamorosa. Ma Spatalino è contro la NATO. Però effettivamente. Ma tu ti rendi conto? C'è un cassonetto delle immondizie che è contro la NATO. Ma ti rendi conto? No. Spatalino. Ma non arriva a Berlino. Quando il presidente della NATO leggerà, dice Spatalino tra le agenzie, dice Spatalino. Chi è Spatalino? Voi Spatalino? Ah, il cassonetto delle immondizie contro la NATO. Pensate, Spatalino contro la NATO. Dai, fa ridere. Su. Ma ti rendi conto anche tu? La vergogna di tu. Ma fa ridere. Che tu dici io sono contro la NATO. Fa ridere perché sei Spatalino. Sei un sacco di merda. No, sei semplicemente un cassonetto delle immondizie. Sei un cassonetto ambulante delle immondizie. Ma che c'entra il sì, che sì, ma non c'entra nulla. Faccio 6, ma non importa. Vergognati, hai 4 disperati. No, non hai nessuno che ti segue sulla 7. Vabbè, fermi tutti, fermi tutti. Ennesimo tentativo. Spatalino è contro la NATO. Contro la NATO. Spatalino è contro la NATO. Notizia clamorosa questa, probabilmente. Io sono contro cosa? La raccolta differenziata. Visto che sei un cassonetto, sei contro la raccolta differenziata. Tu, visto che sei un cassonetto dell'immondizia, cassonetto dell'immondizia. Alla NATO non lo sanno. Hanno altri problemi in questo momento che pensare all'opinione di Spatalino. Alla NATO, ti stai allenando nel tuo water, ti stai inchinando davanti. Sai, però, sei utile perché il cassonetto dell'immondizia è utile. Quindi, sei utile come un cassone. Stai inchinando davanti al tuo water. Stai poverino, ma che personaggio, ma io dico, ma che razza di ego, ma quanto può essere stupido uno che dice l'opinione di Spatalino, Spatalino pensa che è contro la NATO, ma quanto puoi essere stupido, ma quanto puoi essere idiota dal pensare che alla NATO gliene freghi qualcosa di Spatalino. Allora, c'entra uomo di merda, la prossima settimana sei invitato a Milano in studio.
Sì, dimmi. Questo fantoccio, se questo fantoccio, no, fantoccio che è vicino alle palle, sì, che si confrontasse pubblicamente con me. Ma con chi? Ma adesso, ma questa è merda. Che è sta cosa? Cosa? Ma io mi confronto con te a una discarica, visto che sei un cassone dell'immondizia. Una discarica. Alla discarica di Malagrotta. Alla discarica, parezzo, di Malagrotta mi confronto con te. Alla discarica dei rifiuti. Parezzo, ciao, Enzo. Ciao Enzo, a presto. Hai goduto. Lo so che hai goduto. Abbasso Parenzo. Prima che le ossa mi diano problemi, io penso...